Buonasera, buonasera bambine, buonasera, 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 buonasera. Siamo qui per raccontarci delle bellissime storie. Io sono Enzo, mi conoscete, vero? Sì, sono Enzo e racconto storie, ma per raccontare le storie mi devo mettere il mio super gilet. Adesso lo infilo e poi posso raccontare. Eccolo qua. Come? Scusate, ho sbagliato. Che ci sta riprendendo? Ah, adesso lo giro e lo metto bene, eccolo qua. Perfetto. Adesso. Che sbadato! Scusatemi, adesso spero di infilarlo bene. Così. Così? No, così si infila. Siediti. Oh, ecco, così, così dovrebbe andare bene. Oh, con il mio gilet, ora. Possiamo aprire la valigia, ma prima di aprire la valigia, siccome siamo in televisione, avete portato la pomata fantasia? È così, guardate. Sicuramente ce l'avete perché ho chiesto a mamma di prenderla. Eccola qua, ce l'avete? Tiratela fuori, dai. Che non possiamo. Benissimo, eccola qua, sapevo che l'avreste portata. Eccola qua, adesso apriamola piano piano. Tappino, poggiarlo sulla gamba, non perdetelo, eh? Adesso vi faccio sentire la quantità giusta. La pomata fantasia non deve essere né troppa né, no, non deve essere né troppa né troppo poca. Vi faccio sentire la quantità giusta, poi lo fate voi, va bene? 1, 2, 3. Ne ho messa un po' troppa. Voi cercate di metterne un po' meno, va bene? Al mio 3, 1, 2, 3. Va bene, adesso chiudete la pomata. Mettere a posto il tubetto. Ora la pomata ce l'abbiamo sulla mano. Se non è destra, è sinistra. Allora ci facciamo tutti insieme un bel lavaggio di mani con la pomata fantasia. Uno, due, tre. Ecco qua. Oh, anche tra le dita, eh. Così, per bene, anche sul dorso, così, 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 così. Adesso strofinate. Se la pomata fantasia funziona, dovete sentire un po' di calore alle mani. Chi lo sente il calore? Oh, sta funzionando, benissimo. Mani su, al mio via, ci facciamo un bello shampoo. Uno, due, tre. Oh, adesso ne mettiamo un po' sugli occhietti per vedere le cose magiche che ci sono nei libri. Poi ne mettiamo un po' sulle orecchie per Sentire. ascoltare bene. Poi ne mettiamo un po' sul naso, per sentire anche i profumi che ci sono nei libri. Poi sulla bocca, Per parlare bene. per parlare bene, per dire solo le parole belle, non quelle sciocchi. Ne. Poi ne mettiamo un po' sul cuoricino, per far passare le emozioni che sono bellissime nei libri. E poi alzate sulle mani e al mio l'avviciniamo tutti quanti al pancino per farci quattro risate anche. Però tutti insieme, eh? E non ridete prima. Avanti. Oh, non ridere prima. Oh, non ridere prima. La pomata fantasia fa ridere. Massaggio al pancino, oh, massaggio al sederino. Oh, ora siamo pronti, vediamo. Vi faccio una domanda prima di aprire la valigia. Miranda, senti, ma secondo te i bambini piccoli piccoli, appena nati, possono leggere i libri? No! Perché? Perché non sanno leggere! Perché sono ancora troppo piccoli? E non sanno come affettare. Però si parla uno alla volta. Eliana, secondo Però te? potrebbero pure leggere tramite le figure. Tramite le figure. Io questo volevo dire, guardate un po'. Se io Ho portato, loro non sanno parlare, però ci sono anche dei libri per i bambini appena parlare. nati. Nati. E adesso Che che sono senza parole, che sanno dire soltanto. Oppure sanno dire solo mamma, papà. Eh?
Ci sono dei libri per loro. Lo sapete che ci sono dei dottori, dei pediatri, che voi lo conoscete il pediatra, andate dal pediatra quando... Il sabato viene una pediatra. Il sabato. Allora, il pediatra, ascolta, certe volte ci sono... Perla, ci sono alcuni pediatri che consigliano anche i libri, perché è importante la salute del corpo, ma è importante anche la salute della testa. Questo progetto si chiama Nati per Leggere. E vi faccio vedere. Un amico che viene un pomeriggio a una parte dove stanno le giostrine, ha un problema al cervello. Vabbè, quella è un'altra cosa. Guardate un po', questo è un libro. Sapete a che serve questo gancetto? Serve per legare il libro al passeggino. Si mette al passeggino, così il bambino piccolo può sfogliare le pagine. Non c'è scritto niente, però lui vede i disegni e gira le pagine. E questo libro... ci sono anche i nomi, poi la mamma glieli dice. Così lui ascolta delle paroline nuove. Però se legge direttamente cosa sono, capisce? Si può capire anche che sta leggendo, perché si sa che quella è una nuvola. Ma lui non sa leggere, però vede il disegnino e la mamma gli dice la parola nuvola. Oppure gli dice impermeabile. Oppure gli dice... Arcobaleno. Oppure gli dice... Ombrello. Oppure gli dice... Stivali. Oppure... Pozzanghera, che piacciono tanto a Peppa Pig. Oppure gli dice... Cappello. Oppure gli dice... Anatra. E gli fa anche... E gli fa anche il verso. Qua, 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 qua. Così il bambino impara. E poi guardate questo. Questo è un libro sempre per i bambini piccoli. È tutto di stoffa. Si può anche lavare. Si apre. E dentro non ci sono delle paroline. C'è un fiorellino che però, quando il bambino lo tocca, suona. E lui è contento. Poi c'è questo orsetto che se lo tocchi, ascolta. E il bambino piccolino, come il rumore delle caramelle, ma il bambino piccolino, per lui è nuovo questo. Allora sente delle cose strane. Poi qui si può fare il gioco del cucù. Cucù! Bah! E il bambino piccolo magari si mette a ridere. Poi c'è... cucù bau, bubu settete. E qui c'è un'ape che si nasconde e anche lei gioca a fare il cucù e poi se ne va dentro il fiorellino. E questo libro, poi c'è lo specchio, così il bambino piccolo guarda la sua faccia allo specchio. E poi c'è la luna che suona e che gli dice che è l'ora della buona notte. Buonanotte e sogni d'oro. Questo libro, la mamma, il bambino lo può anche mettere in bocca, che lui non ha i dentini. Lo mette in bocca e quando si sporca la mamma lo può anche lavare. Ci sono anche i libri che si mettono nella lavatrice. È vero, questo è uno di quelli. E poi... Io credo che ce l'ho. E poi... e questo... Chi è questa bimba? Aspetto, il libro si chiama, il titolo è Aspetto un fratellino. Questo è un libro proprio della serie Nati per Leggere, per i bimbi non tanto piccoli, guardate un po', vediamo che cosa non ci sono parole. No, ci sono le parole. Qui c'è una bimba con il suo orsetto e la mamma ha un leggero gonfiore alla pancia. La mamma dice: Camilla, si chiama Camilla, lo sai che avrai un fratellino? E lei è contenta secondo voi? Sì! Vediamo, no, io no. La bimba, vediamo, qui si apre la pagina, facciamo tutti così. Io non sono contenta. Eccolo, è piccolo piccolo ed è felice lui perché non vede l'ora di uscire. Nella pancia sta molto bene, ma vediamo Camilla. Sono curioso di sapere se Camilla è felice o è triste. È triste. Com'è? Sei triste. Oh, si è messa così. Secondo me è un po'... triste. È un po' triste. La mamma le dice, guardate, la sei pancia contenta. È diventata un po' più grossa. La mamma le dice, non sei contenta che arriva un fratellino? E vediamo che sta facendo il fratellino. Uno, due, tre. È proprio grande. Siccome Camilla non è contenta, il fratellino sta facendo così nella pancia.
È un po' arrabbiato, dici come? Camilla, non sei contenta? E vediamo come va avanti la storia. La pancia intanto è sempre più grossa. E anche il culetto è grosso. Anche il culetto è ingrossato. La bambina dice: sei contenta? No! E lancia l'orsacchiotto. E vediamo, il bimbo ha sentito nella pancia. È ancora un po' più grande. Vediamo, ha sentito nella pancia. Ha sentito ed è sempre più arrabbiato. Facciamo tutti così come il bimbo arrabbiato. Vogliono fare la lotta all'inizio. Vediamo. Non mangio. Non mangio? Non voglio avere un pancione come il tuo. Dice Camilla. E vediamo, la mamma le vuole dare lo yogurt. E vediamo il bimbo invece che fa. Nella pancia. Mangia il bimbo nella pancia? No! Sì che mangia. Quello che mangia la mamma arriva nella pancia e vediamo. Tutti quanti insieme. La mamma mangia e quello... Arriva tutto quello che ha mangiato. Quello che ha mangiato qualcosa la mangia anche il bambino. Guardate, ha la lingua di fuori. Arriva a pezzettini piccoli. Piccoli piccoli perché lui non ha i denti. Però il bambino sta facendo così con la lingua. Gli piace quello che sta mangiando la mamma. Camilla invece è sempre un po' arrabbiata. Camilla ci pensa. Anch'io sono piccola, uffa, e si mette il dito in bocca. Ma insomma, è il piccolo che fa? Guarda, si mette il dito in bocca Camilla. Vediamo che fa la mamma, il bimbo. Anche lui si è messo il dito in bocca. Dopo aver mangiato, si ciuccia un po' il ditino nella pancia. Che pancia grande! Ma la bimba ora è curiosa, dice alla mamma: ma cosa fa tutto questo tempo nella pancia? E la mamma glielo spiega. Vediamo che fa nella pancia. Sta a dormire. Dopo che ha mangiato, il bimbo dorme a testa in giù perché lui sta nell'acqua. Allora gira nella pancia e dorme a testa in giù. E poi... Ma che grossa, perché sta l'acqua dentro? C'è anche tanta acqua. Vediamo. Oh, la bimba ha detto: mamma, si è mosso. Vediamo. Che cosa... C'è l'ombelico, vedete com'è diventato più grande l'ombelico della mamma? Vediamo che sta facendo. Vediamo che sta facendo quel birbone, aprilo tu. Il ditino della sorellina e il ditino del fratellino si stanno toccando, avvicinando. Vediamo. Guarda cosa sta qua. Che c'è? Il reggiseno della mamma. Allora, vediamo i due. La bimba è curiosa ora. Avvicina la testolina alla pancia. Mamma, ho sentito un rumore. Camilla ora è felice. Dai fratellino, vieni fuori che sono curioso di vedere il tuo faccino. Il tuo faccino. Dai fratellino, esci fuori e vediamo cosa sta facendo il fratellino. È contento anche lui? Il fratellino è super felice. Si è messo nella posizione proprio pronto per uscire. Perché i bimbi come escono? Con la i piedi? Così è. Oppure escono con la testa? Voi ve lo ricordate quando siete usciti? Siete usciti con i piedi? Così. Fammi uscire! No. Si sarebbe fatta male la mamma. I bambini escono così con la testa. Poi si va all'ospedale. C'è una dottoressa che si chiama ginecologa che quando vede la testolina la prende e aiuta il bimbo ad uscire. Arrivo! Dice il bimbo. Anche se non sa parlare, facciamo finta che dice così. Arrivo, è così, aghigo. Come dice? Aghigo. Oppure come dice?
Come dici? Io. E così il libro finisce così, che finalmente il bimbo esce e Camilla dice alla mamma: mamma, lo posso abbracciare il fratellino? E la mamma dice: stai attenta però, che sei piccolina e anche lui è piccolino. Ma la bambina è molto brava, perché lei ha sempre tenuto in braccio l'orsetto. Allora prende il fratellino e si danno una grande abbracciatona. Ve la date anche voi un'abbracciatona, seduti però. Carlo, anche tu, abbracciati con loro. Eliana, anche tu, abbracciamoci tutti quanti. Oh, i libri sono meravigliosi! Evviva! Facciamo un applauso a questo libro? Grazie. Dove? Ha messo l'orsetto perché poi anche lei vuole giocare ad avere un bimbo. Allora mette l'orsetto sotto la maglietta e dice: mamma, anch'io aspetto un bambino. E invece è il suo orsetto. Allora, un bacino a questo libro. Bacino. Un bacino a me. Mi hai dato una botta in testa. Grazie. E così i bambini sono andati via. E abbiamo parlato dell'importanza dei libri sin dalla più tenera età, raccontandoci una bella storia sulla maternità. Grazie Enzo per aver dato il via a questa nuova ed emozionante puntata di Toc Toc, chi c'è in TV. E parleremo proprio di uno degli argomenti più emozionanti, perché si parlerà del miracolo chiamato vita attraverso la gravidanza, quindi l'importanza della donna, ma anche, utilizzando le parole dello scrittore Tommy Di Bari, quella gravidanza chiamata cardiaca, ovvero l'adozione. Infatti saranno qui con noi il dottor Carlo Avantario, medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia, già direttore medico primario dell'ospedale di Trani e direttore medico dell'ospedale di Bisceglie, la dottoressa Serena Moruso, psicologa psicoterapeuta familiare, consulente presso il CIAI, Centro Italiano Aiuto all'Infanzia, dove si occupa di adozione internazionale, e la dottoressa Sonia Agostini Croce, volontaria Comitato UNICEF Bari. Siamo nel piccolo spazio delle meraviglie della libreria Miranfu qui a Trani e l'argomento di oggi, come abbiamo già detto, è molto emozionante. Accogliamo il nostro amico, come in ogni puntata. Oggi abbiamo il nostro Woody di Toy Story che ci farà compagnia in questo talk e cominciamo subito con le domande. Dottor Carlo Avantario, parliamo dello straordinario percorso della donna in gravidanza, il miracolo di un essere umano che si sviluppa all'interno di un altro essere umano. Come rassicurare le donne che nutrono timori? Come aiutare le mamme durante la gravidanza e dopo il parto? Beh, nella libreria delle meraviglie, una straordinaria meraviglia, è il miracolo della vita, come tu stesso hai appena definito. Pensate un attimo, perché è un miracolo? Due cellule, la cellula femminile, l'ovulo, appena visibile all'occhio nudo, della grandezza di pochi decimi di millimetro, la cellula maschile, lo spermatozoo, dobbiamo ingrandirlo numerose volte per poterlo visionare, si fondono da quel momento, da due patrimoni genetici, attraverso un atto di amore, nasce questa nuova vita, fin dal primo momento della fecondazione, e cioè nel momento in cui la cellula maschile penetra nell'ovulo. Come rassicurare le mamme? Ma la natura è straordinaria, nel senso che è così complessa che provvede a tutto. Pensiamo un attimo al sistema immunitario, che dovrebbe non respingere questa vita con geni anche del padre, quindi estranei, eppure il sistema immunitario fa eccezione e accoglie questa vita. Poi la complessità dei fenomeni che accompagna questo momento, questo inizio della vita, che noi per comodità definiamo in varie tappe, ma è un tutt'uno, è una continuità assoluta. Abbiamo l'embrione fino al terzo mese circa, poi il feto. Dopo 40 settimane avviene il parto. È chiaro che questa così complessità, soprattutto quando non si conosce ed è così in genere, può dare un po' di ansia, anche perché questa vita che si porta in grembo cambierà completamente la vita di questi due genitori,
e quindi da due si diventa tre, da essere così coppia si diventa famiglia. Quindi è chiaro che le ansie sono comprensibili. Quando si è seguito in gravidanza, quando si fa attenzione, quando si ritorna a quella che era l'essenza della gravidanza, un fenomeno naturale assolutamente, bisogna comprendere che le cose sono così fisiologiche come se la gravidanza proseguisse così spontaneamente da sola. E così è infatti. Certo, i controlli medici aiutano in alcune problematiche, ma proviamo a dimenticare l'aspetto medico, proviamo a far ritornare questa gravidanza a quella che è la sua natura, cioè un evento assolutamente fisiologico, quindi nessun problema, soltanto seguire alcuni consigli per quanto riguarda l'alimentazione, i comportamenti, ma in gravidanza si può fare tutto, seppur con il buon senso che non manca alle mamme attuali, alla coppia attuale. Grazie mille, dottor Avantario. E c'è anche un altro problema da valutare. Quando la maternità biologica non è possibile, come aiutare le coppie che vogliono ricorrere all'adozione? Qual è l'iter da seguire e quali supporti per le famiglie adottive, dottoressa Moruso? Allora, grazie. Mi piace iniziare facendo una premessa, dicendo che il passaggio dalla genitalità biologica alla genitalità adottiva non è sempre così immediato e semplice, nel senso che le coppie, quando si accorgono di non poter avere un figlio in modo naturale, spesso ricorrono anche a tanti tentativi di fecondazione assistita che non sempre vanno a buon fine, e a volte in seguito decidono di approcciarsi al mondo dell'adozione e quindi vengono a bussare alla porta del nostro ente. Nel momento in cui noi accogliamo la coppia, cerchiamo sempre di capire a che punto la coppia è nell'elaborazione del lutto della mancata gravidanza e quindi del mancato figlio naturale. Infatti, diciamo, ci interessa sempre molto capire se la coppia è pronta ad aprirsi al mondo dell'adozione. L'iter che la coppia deve affrontare è un iter anche istituzionale, nel senso che è il primo passaggio nel momento in cui la coppia decide con consapevolezza e con piena coscienza di sé di voler adottare un bambino e quindi di voler fare i genitori di un bambino che non è nato da loro, devono rivolgersi al tribunale dei minorenni della città di appartenenza. Quindi, a seconda poi del paese da cui provengono le famiglie, le coppie devono affacciarsi al tribunale dei minorenni. Dopodiché ci sarà un iter valutativo presso i servizi socioassistenziali, all'interno del quale incontreranno degli psicologi e anche degli assistenti sociali che valuteranno l'idoneità della coppia a diventare genitori e in secondo luogo, qualora poi decidessero di approcciarsi all'adozione internazionale, decidono a quale ente potersi rivolgersi, uno tra i quali appunto è il CHAI, l'ente presso il quale io lavoro. Noi come CHAI, come ente che si occupa di adozione internazionale ma soprattutto che si occupa di infanzia e di tutela dell'infanzia, ci teniamo sempre molto a ribadire alle coppie, a tutti coloro che sono interessati all'adozione, che la tutela maggiore è l'istituzione dell'adozione, è a favore del bambino. Quindi non cercheremo mai un bambino per una coppia, ma cerchiamo sempre dei genitori per il bambino, perché il bambino è sempre da tutelare. Quindi nel momento in cui noi incontriamo una coppia, anche noi avviamo, dico noi nel senso perché siamo più colleghi psicologi che procedono a questo iter valutativo, facciamo appunto una conversazione, un colloquio con la coppia per cercare di capire sia alcune tematiche legate alla genitalità biologica, altre legate alla genitalità adottiva, anche un po' lavoriamo sul bambino ideale, quindi su alcuni aspetti su cui loro possono sentirsi più o meno pronti nell'accoglienza di un bambino che ha caratteristiche somatiche differenti, a volte anche molto evidenti, se immaginiamo bambini che possono provenire dai paesi dell'Africa piuttosto che anche della America Latina. Naturalmente, dopo un percorso anche qui di riflessione e di crescita insieme, ci teniamo sempre molto a dire alle coppie che è un percorso di conoscenza e di crescita che si fa verso l'adozione.
passa parecchio tempo, che è un tempo che spesso mette anche in crisi le coppie, perché i tempi dell'attesa dell'adozione sono ancora oggi particolarmente lunghi, anche se noi li riteniamo sempre molto utili, perché la coppia si attrezza per poter accogliere il loro futuro bambino. E dopodiché, appunto, dopo questo tempo arriva il bambino, o meglio, da parecchi anni ormai sono le coppie che vanno nei paesi di origine dei bambini e quindi conoscono il bambino e tornano poi in Italia con loro, e da lì, da quel momento lì, inizia forse la vera e più grande fatica dell'essere famiglia insieme, con una peculiarità e con una ricchezza che sicuramente rende comunque differente da altre famiglie, ma non per questo meno importante, meno bello e soprattutto meno emozionante. Grazie dottoressa Moruso. Dottoressa Croce, UNICEF lavora da sempre per difendere i diritti dei minori e quindi della maternità. Diamo voce a questa straordinaria realtà. Quali le campagne attualmente attive? Allora, per quanto riguarda le campagne attualmente attive, ce ne sono diverse. Mi fa piacere sottolineare che quando si parla di UNICEF noi intendiamo l'organismo internazionale che ormai da più di 50 anni si occupa di diritti dell'infanzia e tutto ciò che concerne, quindi si occupa della sensibilizzazione dei diritti, lotta ogni giorno perché i bambini appunto possano avere una famiglia, un'istruzione, la salute, e interviene, ahimè, soprattutto nei paesi colpiti dalle calamità naturali e dalle catastrofi, quelle oltre naturali, proprio della guerra. Quindi velocemente ce ne sono diverse, ma magari trattiamo quelle che possono essere attinenti con i discorsi di oggi, quali la maternità e diciamo l'adozione, perché appunto in entrambi i casi stiamo parlando di diritti dei bambini, perché non dimentichiamo che uno dei diritti principali dell'infanzia, che tra l'altro lo scorso 21 novembre ha compiuto proprio 25 anni del trattato, parla dei diritti e quindi dell'interesse del minore, e sia avere delle cure prenatali e poi avere diritto ad una famiglia, essa sia biologica o comunque adottiva, è uno dei diritti principali. Per quanto riguarda le campagne che sono in essere, possiamo parlare ad esempio della recente è da sempre che se ne occupa UNICEF, ma attuale per quanto riguarda la collaborazione e il supporto di Expo 2015. Appunto la malnutrizione, perché una delle piaghe proprio dell'infanzia è soprattutto dove parliamo in paesi in via di sviluppo, come vengono definiti, quali possono essere l'Africa, il sud-est asiatico, quant'altro, è proprio la malnutrizione. E quindi UNICEF insieme ad altre collaborazioni sta portando avanti a questo progetto che si chiama Nutrirsi bene e nutrirsi tutti, proprio perché il tasso di mortalità dei bambini nei primi 1000 giorni di vita, o quando dicono i primi 5 anni di vita, è molto elevato e molte volte per cause molto prevedibili. Quindi si inizia con la sensibilizzazione anche per quanto riguarda le mamme, la distribuzione laddove comunque, ad esempio, come abbiamo potuto vedere in questi giorni in Nepal, quindi in paesi che sono colpiti da calamità naturali oppure per la guerra, vengono distribuiti proprio del RUTF, che non è altro che sono dei degli alimenti proteici, proprio hanno una forma di sacchetto, quindi hanno la facilità di poter essere direttamente bevuti, e sono ricchi di calorie, di vitamine, e sono, immaginate, favorevoli nel momento in cui si va in un paese dove non c'è l'acqua potabile, dove c'è comunque la guerra. E ad esempio, parlando anche di malnutrizione, ho parlato del Nepal, perché il 25 aprile scorso, anche il 12 maggio, ci sono state delle scosse che hanno messo in ginocchio questo paese, che già, diciamo, anche prima del terremoto, nascere in questo paese non era del tutto semplice, però c'erano state delle campagne che appunto con la sensibilizzazione delle mamme e con tutto ciò che ruota intorno ad esso si erano ottenuti dei risultati. Però gli ospedali sono andati distrutti, quindi anche i reparti di maternità o tutto ciò che era per la maternità è stata messa a dura prova, e vengono utilizzate delle
sale per altri tipi di emergenze, quindi si è visto che comunque ci sono diverse morti di mamme e di bambini proprio per motivi di parto, quindi si necessitano di sale operatorie o quant'altro. L'UNICEF, che già era presente in Nepal prima del terremoto, adesso si sta attivando anche con ad esempio delle comunità famiglie per accogliere le mamme in stato interessante, accogliere i bambini nati, la distribuzione di kit di nutrizione, come ho parlato prima, di zanzariere sterilizzate, perché comunque parliamo di paesi dove comunque si muore ancora per una puntura di insetto, per acqua non potabile, tavolette di depurazione dell'acqua. Quindi sta intervenendo in questa maniera, e mi interessa anche dirlo, anche come anche la preparazione degli infermieri, proprio per sensibilizzare e dare la priorità delle mamme e dei bambini. Perché un progetto terminato ad esempio in Sierra Leone aveva a che fare anche con a sostegno della maternità e dell'infanzia, e è andato, diciamo, lievemente a buon fine, perché poi purtroppo in molti paesi bisogna anche combattere con la cultura. E mi interessa dire una cosa, che i bambini del mondo sono tutti uguali, e ci sono però purtroppo delle zone dove nascere bambina è ancora un grosso handicap. Ecco, legato anche alla maternità, per esempio, UNICEF ha fatto delle campagne di sensibilizzazione contro le spose bambine, perché ci sono delle bambine che vanno in sposa, ahimè, a 12 anni, 15 anni, e quindi diventano mamme anche intorno a quell'età. Il dottor Avantario saprà benissimo che cosa vuol dire avere una gravidanza così in tenera età, e quindi tutti i problemi, non solo perché parliamo di paesi dove comunque non ci sono neanche le strutture idonee, più di cultura, perché comunque una bambina che rimane, diciamo, in stato interessante a 12 anni, per una questione di cultura è costretta ad abbandonare la scuola. Poi non ci sono le strutture adatte per partorire, per avere informazioni prenatali o quant'altro, e deve abbandonare, come ho detto, la scuola. E UNICEF è intervenuta anche qui con innanzitutto rassicurare le mamme bambine, preparare gli infermieri, e anche per sensibilizzare su cos'è un abuso sessuale, che molte volte non è un semplice stupro, è anche un modo di condizionare, che ne so, un insegnante, una persona importante contro queste bambine, e di sensibilizzare tutto questo, e soprattutto di spingere le mamme e bambini a chiedere aiuto e trovare delle strutture dove più o meno idoneamente rispetto al paese si possa intervenire, quindi con kit ostetrici o quant'altro. Diciamo, brevemente ho cercato di parlare delle campagne, ad esempio. Poi invece in Italia, perché noi quando parliamo anche di UNICEF siamo convinti che UNICEF operi soltanto all'estero, però da quando è stata ratificata la Convenzione dei diritti dell'infanzia nel 91, quindi UNICEF nei vari paesi, come in Italia, sensibilizza la promozione dei diritti umani dei bambini. E per esempio un'altra cosa che è collegata alla gravidanza è quella di esortare, di invitare le mamme all'allattamento materno. Infatti ci sono i cosiddetti baby pit stop, che anche noi abbiamo messo nelle linee programmatiche del nostro programma, che non sarebbe, prendono il nome appunto io non sono esperta, della Formula 1, cioè dove c'è il cambio delle ruote e il rifornimento della benzina. In questo caso sarebbero dei luoghi che possono ospitare le mamme per il cambio del pannolino e la poppata. Quindi per diventare, per esempio, per mettere su un baby pit stop, va bene un locale dove c'è un fasciatoio, dove le mamme si possono fermare per allattare. Cosa importante: non ci deve essere nessuna interferenza pubblicitaria che diciamo valorizzi discorsi commerciali come latte in polvere o d'altro, perché appunto è stato visto che il latte materno è l'elemento più completo e vale da metodo proprio per sconfiggere qualsiasi problema di nutrizione o quant'altro. Grazie dottoressa Croce, e come sempre vi ringraziamo per aver seguito quest'altra nuova ed emozionante, spero, puntata di Tok Tok Kitchen TV. Ringraziamo i nostri esperti, ricordiamo che tutti i consigli dei nostri esperti li potete trovare sul portale tranicittadellinfanzia.it, dove scrivono quotidianamente. Ringraziamo la libreria Miranfu che ci ha ospitato quest'oggi, e anche il nostro amico che ovviamente con la sua presenza ci delizia sempre, e visto che quest'oggi è un cowboy, io lo saluto con un bacio. Alla prossima!
di sotto in su, perlomeno.